Natale. È il periodo più bello dell'anno. Lo aspettiamo con trepidazione. Chi addirittura dal giorno successivo a Santo Stefano. Sfortunatamente però, secondo le statistiche, per alcuni è anche un periodo dell'anno altrettanto inquietante. Mentre il Natale potrebbe sembrare la stagione più improbabile per crimini e tragedie in quanto la ricolleghiamo sempre ai pranzi di famiglia, i regali e l'atmosfera calda e gioviale, è purtroppo una sfortunata verità constatare che è un periodo altrettanto proficuo per i crimini commessi e le tragedie. Ed alcuni di essi sono decisamente sconcertanti. Quella che sto per presentarvi non è che una piccola parte di una vasta lista di atrocità e tragedie successe durante il periodo di Natale. Il disastro di Italian Hall è una sconcertante vicenda che è successa appena un secolo fa, ma è una storia che continua a causare inquietudine al solo rimembrarla. Siamo a Calume, nel Michigan, ed è la vigilia di Natale. Nonostante il periodo di festività, la compagnia Calume & Hecla Mining Company, la più grande compagnia mineraria di rame del paese, indisse uno sciopero per contestare le condizioni pessime di lavoro nelle quali erano costretti a sottostare. È importante sapere questo dettaglio. Vi chiederete, e come mai specificare dello sciopero? Beh, ogni risposta ha il suo tempo. Ma appunto, come ho detto poc'anzi, era la vigilia di Natale e molti dei minatori in sciopero e le loro famiglie si erano riuniti per una festa di Natale sponsorizzata dalla Federazione Occidentale dei Minatori all'interno della Italian Hall, ovvero la società della mutua beneficenza italiana. Più di 400 persone si erano riunite all'interno di una grande stanza per festeggiare il Natale, quando improvvisamente una persona non meglio identificata urlò una parola a squarciagola che fece raggelare il sangue dei presenti. Al fuoco! Da lì il disastro. 73 tra uomini, donne e bambine persero la vita calpestati a morte nella fuga generale che si era creata per fuggire dall'edificio. Il triste conteggio dei morti è purtroppo a favore dei bambini. La cosa più inquietante, sapete qual era? Era che non c'era stato alcun incendio. Ma uniamo i puntini per un attimo. Uno sciopero. Molti degli scioperanti all'interno di una stanza per una festa organizzata dall'associazione mineraria. Una finta catastrofe. Decine di morti. Bizzarra coincidenza, non trovate? Il 25 dicembre 2011. Mi verrebbe da dire che era una fredda mattina di Natale a Grapevine, in Texas, ma purtroppo non lo era. Era calda, accogliente, carica dello spirito natalizio e dell'amore che solo il connubio Natale e famiglia riesce a darti. E sei circondato dai tuoi cari, scartando i regali tra sorrisi e sguardi complici, quando improvvisamente suonano alla porta. Era mascherato da Babbo Natale il folle che ha aperto il fuoco contro la famiglia intenta a festeggiare il Natale scartando regali in una piccola città del Texas, nel sud degli Stati Uniti. L'uomo, Aziz Yazdarapanah, di 56 anni, ha ucciso 6 persone prima di puntare l'arma su se stesso e togliersi la vita. Il movente della strage è stato la gelosia. Era geloso che la sua ex moglie e i bambini si fossero rifatti una vita e vivessero felici senza di lui. Era una festa per il Natale classica, con un albero di Natale e i regali erano appena stati scartati quando si è verificata questa tragedia.
ha spiegato il sergente Robert Eberling della polizia di Gravepine. I corpi sono stati tutti trovati nel salone dell'appartamento e purtroppo non ci sono stati superstiti. È la vigilia di Natale del 1953 e siamo in Nuova Zelanda. La nostra storia si svolge all'interno di un treno. Niente case, alberi di Natale, pranzi e scambi di regali. Un treno. Un treno carico di persone che stavano andando a trovare i propri cari per festeggiare il giorno più felice dell'anno. E forse è anche questo dettaglio che rende il disastro di Tangiwai ancora più sconcertante. L'espresso delle ore 15 da Wellington a Auckland consisteva in una locomotiva di vapore di classe KA che trasportava 11 carrozze, 5 di seconda classe, 4 di prima classe, un furgone della guardia ed un furgone postale, con 285 passeggeri e l'equipaggio a bordo. Il treno quel giorno viaggiava a tutta velocità ed affrontò la sua prima tappa senza intoppi. Ma in prossimità del fiume Whangaitu, vicino alla destinazione finale, l'equipaggio del treno venne informato che il ponte sopra di esso era crollato e che avrebbero dovuto cessare immediatamente la locomozione. L'equipaggio si attivò all'istante, applicando istantaneamente tutte le procedure per l'arresto immediato della locomotiva. Ma niente di tutto questo è valso a qualcosa. Il treno non fece in tempo a fermarsi e precipitò dal ponte, uccidendo così 151 persone, morte presumibilmente nello schianto o affogate all'interno dei vagoni. Nonostante la tragedia, negli anni a venire non fu mai migliorato il sistema di ispezione dei ponti. Questo fino a quando, nel 18 marzo del 2007, una tragedia simile ha rischiato di ripetersi. Fortunatamente, però, è stata sventata in tempo. Torniamo in America, a Boulder, in Colorado. È la mattina di Natale del 1996 e John Benet Ramsey, 6 anni, la secondogenita di una coppia di imprenditori locali, è sparita nel nulla. Pochi più tardi, alla madre verrà recapitato un biglietto con una richiesta di riscatto. La figlia, la piccola John Benet, era nota in tutta America per aver vinto numerosi concorsi di bellezza per bambini. La piccola Miss era una delle bambine più amate e fotografate d'America, ed in questo caso, ahimè, un oggetto di desiderio, una merce di scambio. Ma mentre la polizia si era già attivata per la ricerca della piccola John Benet, chi fece l'amara scoperta fu proprio il padre della bambina, solo qualche ora più tardi. L'uomo risale dal seminterrato di casa sua, con il corpo della figlia in braccio. La bambina, stando all'autopsia, ha sbattuto la testa contro qualcosa di aguzzo, procurandosi così una grave lesione, e poi è stata strangolata a morte. Ma la cosa più sconcertante sono i segni di abusi sessuali cronici. A quel punto la polizia terrà in stato di fermo l'intera famiglia e chiederà aiuto all'FBI. Per loro, a uccidere John Benet potrebbe essere stato il fratello maggiore Burke, di 9 anni, dopo aver scoperto che la sorellina aveva mangiato un ananas che desiderava per sé dagli avanzi. L'avrebbe colpita con una torcia e i genitori, costernati e disperati, lo avrebbero coperto simulando un rapimento. Questa teoria però risulterà essere priva di fondamento e dovremmo attendere il 2019 per una vera e propria svolta. Gary Oliva, pedofilo detenuto per un'altra condanna, ha ammesso in una lettera a un amico di essere l'autore dell'omicidio di John Benet Ramsey. Oliva era tra gli indiziati sospettati dell'omicidio, ma la polizia non aveva mai trovato prove contro di lui. No. Non c'è un vero modo per giustificare i massacri di Natale in Congo del 2008 da parte dei membri dell'esercito di resistenza del Signore dell'Uganda.
fu un massacro. Un massacro tanto gratuito quanto inutile e malvagio. Un atto di malvagità inconcepibile che solo l'umana mente poteva concepire. A partire dal giorno di Natale, l'esercito iniziò ad andare di chiesa in chiesa e di villaggio in villaggio, massacrando chiunque riuscisse a trovare. I rapporti dell'epoca indicano che hanno ucciso a colpi di macete le loro vittime o le hanno mutilate tagliandogli le labbra e le orecchie. Altri sono stati costretti con la punta di un coltello ad entrare in edifici in fiamme ed essere cotti a morte, mentre i bambini dei villaggi presi di mira sono stati trascinati via per essere venduti come schiavi sessuali o usati come soldati. Interi villaggi furono distrutti e morirono un minimo di 400 civili, anche se alcuni ne stabiliscono un numero fino a 620. Fu uno degli atti più brutali, immorali e malvagi mai commessi a Natale. E la cosa più sconcertante è che quasi nessuno di quelli che hanno commesso queste atrocità fu mai assicurato alla giustizia. Come detto precedentemente, questi non sono altro che tristi moniti che ci ricordano che per quanto un determinato periodo possa essere considerato come il simbolo della pace e della fratellanza, purtroppo, per molte persone, o anche per il destino stesso, non è che un giorno come un altro. Io non voglio certo demonizzare il Natale e tutto ciò che rappresenta, lungi da me passare questo genere di messaggio. Casomai forse è bene soffermarsi un attimo a riflettere su ciò che abbiamo, con chi trascorriamo la nostra vita e di quanto siamo fortunati. Questo 2020 ci ha portato via tante cose, ma l'essere umano è fatto di tantissimi sentimenti, tra i quali ne spicca uno che eclissa tutti gli altri. Un sentimento talmente potente che se solo usato quotidianamente sarebbe la risposta ad ogni male. L'amore. E se questo Natale lo passeremo forzatamente in condizioni particolari, ciò che non cambia rispetto agli anni precedenti è l'amore che si ha per le persone a cui teniamo. Lontani con il corpo, ma vicini con il cuore. Voglio augurarvi un sereno Natale con tutto il mio cuore, amici miei. Che il domani possa essere luminoso per tutti voi.